Sono emozionato di annunciarvi oggi che il dottor Michael Guion ed il suo team, usando il nostro telescopio spaziale Spitzer, ha determinato che al momento ci sono 7 pianeti della grandezza della Terra che orbitano la vicina stella TRAPPIST-1, lontana circa 40 anni luce. Inoltre, lo potete vedere in questa illustrazione, è che 3 di questi pianeti marcati in verde si trovano nella zona abitabile, dove l'acqua liquida può trovarsi in superficie. Infatti, con le giuste condizioni atmosferiche, può trovarsi acqua su ognuno di questi pianeti. Per la prima volta abbiamo trovato così tanti pianeti terrestri attorno ad una stella singola e questa è stata la prima volta che siamo stati in grado di misurarli insieme alle loro masse e dai raggi di queste zone abitabili simili alla grandezza del sistema Terra. Questi pianeti sono fra i migliori pianeti che possiamo seguire per vedere, ad esempio col telescopio spaziale James Webb che lanceremo il prossimo anno, le atmosfere ed inoltre vedere l'impronta biologica se ce n'è qualcuna. La scoperta ci ha dato uno spunto che se troviamo una seconda Terra non è solo una questione di se, ma quando. Trovato un prezioso tesoro di pianeti. Gli astronomi festeggiano una nuova scoperta. La vera grande notizia è che attorno vicino ad una piccola e fredda stella abbiamo trovato 7 pianeti rocciosi della grandezza della Terra di cui tutti quanti potenzialmente possono contenere acqua liquida. 3 di loro orbitano in un'area abitabile attorno alla stella e l'acqua liquida può trovarsi su ognuno dei 7 pianeti se esistono le giuste condizioni. Per me è una cosa pazzesca. La prima volta che ho visto quel sistema è stato come dire, mi prendete in giro. Poi ho preso visione dei dati ed erano tutti là. È semplicemente qualcosa che non avrei mai potuto prevedere. Va oltre qualsiasi cosa che avessi mai potuto sognare. Il sistema planetario si chiama TRAPPIST-1. Dopo l'operatività di un telescopio belga in Cile, TRAPPIST ha trovato 2 pianeti nel 2016. Il telescopio spaziale della NASA Spitzer, con l'aiuto dei telescopi di Terra, ne ha scoperti altri 5. Sono super eccitato, sbalordito dall'esistenza vera di questo sistema. È stata una cosa bella e scioccante. I pianeti TRAPPIST-1 sono estremamente vicini uno all'altro. Dalla superficie dei pianeti si riesce facilmente a vedere gli altri pianeti del TRAPPIST-1 nel cielo. Se ci trovassimo sulla superficie di uno di questi pianeti, riusciremmo veramente a vedere molti di loro nel cielo, mentre si rincorrono durante questi brevi periodi di orbite. Il James Webb della NASA, che sarà lanciato nel 2018, ci insegnerà ancora di più sul sistema TRAPPIST-1. Sarà in grado di individuare le impronte dell'acqua, del metano e dell'ossigeno per una potenziale atmosfera. Gli ingredienti chiave per un'accertata atmosfera. Si tratta di un'eccellente e fantastica scoperta. Tutte le immagini dei pianeti sono concepimenti di artisti. Tutte le immagini dei pianeti sono concepimenti di artisti. Nel febbraio del 2017, la NASA ha annunciato questa vera incredibile scoperta. E grazie ai rendering degli artisti della NASA, adesso abbiamo delle immagini che sono state impiantate nelle nostre menti di come questi mondi potrebbero veramente apparire in tutta la loro bellezza. Questa cartella FTP contiene i file della sorgente primaria del sistema TRAPPIST. Appaiono molto familiari quando ci clicco sopra, come si presentano nei video, in ogni video e nei nuovi articoli che annunciano questa innovativa scoperta. Quello che trovate velocemente se andate su questa cartella è che in ognuna di queste c'è una mappa piatta orizzontale per ognuno di questi, fra virgolette, pianeti, complete di linee di terminatore o di ombre che vengono usate per creare un pianeta sferico avvolgendo attorno la mappa sferica, attorno ad una palla con un programma software. Ogni cartella contiene le stesse serie di file con nomi convenzionali. La mappa piatta quadra, rendering circolari con la superficie grafica, che viene usata per questo ed un'animazione. Osservate quando vado a cliccarci sopra sulle altre cartelle. Thank you.
vi sembrano familiari? La prova biasimevole qui è che la fonte dei file delle mappe del sistema TRAPPIST si trovano in questa cartella, che sono identici alle mappe dei pianeti e delle lune del nostro sistema solare, anche se si sa che il sistema TRAPPIST è creato al 100% da artisti. Questo è vero, in ogni cartella, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone, ci sono gli stessi file, con gli stessi nomi convenzionali, le mappe piatte quadrate, i render in circolari che sono le mappe piatte avvolte attorno ad una palla per trasformarle in sfere, e le stesse animazioni. Il laboratorio Jet Propulsion non tiene nascoste queste mappe, potete scaricarle dal sito web GPL. È estremamente facile prendere questi render incircolari da queste mappe piatte quadre avvolte attorno ad una palla, con le linee di determinazione d'ombra, per dar loro qualche apparenza di profondità e farle sembrare che fluttuano nello spazio. Verificate questo video che ho fatto per i 9 pianeti, per gli 8 pianeti del nostro sistema solare. Queste sono tutte immagini della NASA. Avete conosciuto i nostri vicini nel sistema solare? Queste sono le immagini ufficiali della NASA. Mercurio, distanza dal Sole, 36 milioni di miglia, pari a 58 milioni di chilometri. Venere, distanza dal Sole, 67 milioni di miglia, pari a 107 milioni di chilometri. Marte, distanza dal Sole, 142 milioni di miglia, pari a 228 milioni di chilometri. Giove, distanza dal Sole, 484 milioni di miglia, pari a 779 milioni di chilometri. Saturno, distanza dal Sole, 886 milioni di miglia, pari a 1 miliardo e 425 milioni di chilometri. Urano, distanza dal Sole, 1,8 miliardi di miglia, pari a 2,9 miliardi di chilometri. Nettuno, distanza dal Sole, 2,8 miliardi di miglia, pari a 4,5 miliardi di chilometri. Plutone, distanza dal Sole, 3,6 miliardi di miglia, pari a 5,8 miliardi di chilometri. Se scrivete sulla barra in alto del vostro browser l'indirizzo che leggete, potrete fare anche il vostro pianeta, come l'ho fatto io. Ed è esatto, il server vi dà tutte le superfici grafiche. Quindi qual è la mappa piatta del vostro pianeta preferito? Mercurio? Venere? Marte? Giove? Saturno? Urano? Nettuno? Plutone? Animano anche la superficie grafica a palla per voi sul server FTP. Che tipo di lavoro hanno fatto su Plutone? Non hanno nemmeno finito la superficie grafica. Qualcuno avrebbe potuto scoprire che non è veramente quella di un pianeta. Pertanto, in conclusione, le concezioni degli artisti della TRAPPIST sono state fatte con lo stesso software. Hanno creato le mappe dei, fra virgolette, pianeti attuali e le modalità del nostro sistema solare.
Questo è il motivo per cui abbiamo immagini di Giove di anni diversi con lo stesso tempo. Arrivano dalla sorgente di file identici, lo stesso software per modellare in 3D e le stesse animazioni. Sono Paul on the plane. State piatti.